In un mondo che cambia sempre più velocemente, in cui l'innovazione è la chiave per competere, anche il posto fisso diventa più mobile per cogliere le nuove sfide di flessibilità imposte dal mercato, le aziende puntano sullo smart working, la possibilità per manager e professionisti di lavorare in remoto, lontano dalla sede della propria impresa, riducendo i costi fissi e con la possibilità per imprese diverse tra di loro di confrontarsi e interagire. In Italia, per esempio, secondo i dati di una recente indagine commissionata da Regus e presentata a Torino in occasione dell'inaugurazione di nuovi spazi di business, circa il 23% del totale degli occupati, ossia almeno 5 milioni di lavoratori, potrebbe svolgere attività professionale in modalità smart working. È un modo più moderno di lavorare, che mette al centro la persona, il professionista, il lavoratore, che dà la possibilità di gestire la propria vita professionale e familiare con più soddisfazione e quindi con più produttività. Già molto diffuso nei paesi anglosassoni, anche in Italia oggi lo smart working comincia a ritagliarsi spazi. Sono mercati più maturi, quelli anglosassoni, americani, dove queste cose se ne parla già da tempo e sono già attuate, però abbiamo visto un movimento importante anche qui in Italia. Da dei survey fatti, molti manager sostengono che questo è fattibile. Ci sono molte aziende, anche molto grosse a livello italiano, che stanno partecipando a questo tipo di iniziative. Abbiamo partecipato a un evento dello smart working a Milano col Politecnico e abbiamo visto un grande interesse in questo senso. Una sfida raccolta dalla città di Torino che, in collaborazione con gli incubatori dei due Atenei, sta mettendo a punto il progetto Startup Genoma. È un progetto che parte dalla Silicon Valley, l'obiettivo è quello di mappare il territorio torinese, quindi evidenziare tutte le start-up che sono all'interno del nostro territorio con la finalità duplice. Primo, di attrarre nuove start-up all'interno del nostro territorio e secondo, di attrarre nuovi investitori.